Bene, vediamo ora come sincronizzare parte ricevente e trasmittente. La prima cosa, accendiamo la ricevente, accendiamo la trasmittente, collochiamo l'infrared receptor sensor window, che è questo, a 12 gradi dall'IR sync infrared LED window, che è questo. Premiamo l'IR sync button, che è questo qua. Teniamo premuto, le due cellule devono essere tra i 6 e i 12 gradi e l'RF segnal LED, che è questo qua, lampeggerà. Nel mio caso io ho già sincronizzato ricevente e trasmittente in precedenza, quindi questa è una procedura simulata. Vediamo come è molto semplice da effettuare. Questa è la pedalboard usata per questo video, cablata esclusivamente con cavi reference RIT01R. Questo è l'ampli dal quale esco, un Benassi artigianale da 50 W con cone della Jensen Blue Grill monocanale. Il suono dell'ampli viene ripreso mediante microfono dinamico, puntato on axis verso il centro di uno dei due coni. Allora, l'esempio che ti voglio suonare adesso è tratto da un'opera di Michele Tadini, compositore italiano che è andato in Francia, che si chiama Nyabikova Night K441, che ho avuto la fortuna di suonare all'Arena Festival assieme ad altri egregi musicisti. Questo estratto è costituito da una parte in 7 ottavi, seguita da una in 3 ottavi più 3 sedicesimi, più un'altra da 6 sedicesimi. Poi si ritorna a una sezione di 7 ottavi per chiudere la frase con un 5 quarti. Ho voluto scegliere questo tipo di frase per mostrarti come, nonostante sia articolata, il NADI riesce a riprodurre fedelmente ogni nota. E vediamo adesso la frase eseguita con la chitarra cablata con cavo reference. Questa è la pedalboard con il NADI MZT16R al posto del cavo reference. Vediamo adesso la stessa frase eseguita con il NADI. Adesso come si comporta il nostro NADI nell'ambito di accordi un po' più estesi, come ad esempio mi do la semi diminuito, la bemolle alterato, e la bemolle settima più. Questo è sempre l'esempio prima con il reference. Adesso gli stessi accordi suonati con il NADI. Vediamo adesso come si comporta il nostro NADI con i power chord. Questo è un esempio tratto da Instinct di Iggy Pop. E adesso vediamo la versione suonata appunto con il Les Paul cablato con il reference. Thank you.
adesso potesse sempre registrato con il Nabi. Bene, abbiamo visto il Nadi in diversi contesti. Io, mentre suonavo, ho anche registrato lo spettro e vieni a vedere insieme a me cosa è successo. Allora, abbiamo registrato le parti mentre stavo suonando, sia con il reference che con il Nadi. Quindi vediamo che a 2-2 abbiamo la parte di In a Blink of an Eye suonata con il Nadi e sopra la corrispettiva parte suonata con il reference. Poi di nuovo Abba Mediterranea suonata con il Nadi e Abba Mediterranea suonata con il reference. Vediamo, e così via discorrendo per gli altri esempi. Vediamo che a 2-2 gli spettri sono molto simili tra di loro, quindi questo vuol dire che in termini di volume di suono il volume è più o meno lo stesso. L'unica cosa, voglio farti sentire cosa cambia in termini di qualità del suono. Ti faccio sentire, ti apro In a Blink of an Eye suonata con il Nadi. E adesso ti apri una Blink of an Eye suonata con il reference. Vediamo che il volume è lo stesso praticamente. L'unica cosa che cambia è che il suono registrato con il cavo è un po' più ricco di armoniche, per il fatto che appunto il cavo mantiene tutta la corposità del suono, mentre con dei sistemi wireless si ha un pelino di perdita di segnale. Adesso con il Nadi, che è eccezionale, si ha proprio veramente una perdita molto trascurabile, però ci sono alcuni casi in cui non si può fare a meno del wireless e quindi per ragioni di spettacolo, in cui magari bisogna fare alcuni movimenti ben precisi in un certo tempo, non si può farne a meno. Quindi, cioè, per avere tutto bisogna sacrificare qualcosa, ecco. Bene, io penso di aver detto tutto ciò che sapevo riguardo a questo wireless guitar system. E se non avete capito qualcosa, scrivetelo pure nei commenti di sotto, e spero che sia stato il più chiaro possibile. E poi volevo salutarvi con una piccola, diciamo, perla personale. Dunque, io penso, per quanto mi riguarda, che sia i vari pedali, i vari amplificatori, chitarre, i volume pedal che ho illustrato nell'altro video, questo wireless guitar system e altri effetti e strumenti che andrò ad elencare nei prossimi video, servono come componente del nostro suono, ma non fanno il nostro suono. Siamo noi che con la nostra sensibilità, con la nostra tecnica, con le nostre emozioni, con il nostro talento e anche con la nostra fortuna, dobbiamo raggiungere quel tipo di musicalità che ci permette di esprimerci a pieno. Detto questo, buona musica!